come avete notato nel manifestino, l'amministrazione incontra la cittadinanza, incontra i cittadini. È un'iniziativa che si svolge sostanzialmente a un anno dall'insediamento di questa nuova amministrazione, dopo anni di difficoltà, di sfascio totale ed è lasciato dall'amministrazione di centrodestra, che è culminata poi, come tutti sapete, con le dimissioni. Dopo un anno il sindaco che guidava la coalizione di centrodestra, l'architetto tedesco, le amministrative svolte un anno fa sono state vinte da questa coalizione fatta di giovani professionisti nuovi, del sindaco Pinussia, che ha avuto un successo straordinario, plebiscitario direi, alle elezioni amministrative. E dopo un anno di duro lavoro è giusto che gli amministratori incontrano i cittadini, non solo per mettere a conoscenza tutto quello che il lavoro, l'attività amministrativa che è stata svolta durante quest'anno, che io ritengo stata molto, molto impegnativa, molto dura, molto pesante, ma soprattutto per comunicare, per stabilire con la cittadinanza un rapporto più vicino, un rapporto diciamo di dialogo, di discussione, dando anche l'opportunità ai presenti in questa iniziativa di fare domande, di spiegare. Quindi io sono qua nella veste insomma di un po' di coordinare questa iniziativa, nonché, come tutti sapete, faccio parte dell'amministrazione con il ruolo di semplice consigliere comunale e di capogruppo, quindi svolgo un ruolo diciamo non direttamente all'interno dell'amministrazione, ma sicuramente un ruolo politico di questa amministrazione, che è composta, come tutti vedete, da giovani professionisti. E quindi passo subito la parola, perché il sindaco credo che abbia tante cose da dire, da informare, perché è stato un anno duro, un anno pesante, e quindi ci sarà la relazione del sindaco per informare un po' di tutto quello che è successo durante quest'anno. Buonasera a tutti, a voi cittadini, ai nostri concittadini che ogni anno scelgono la nostra città per le meritate vacanze, ai turisti presenti sul nostro territorio, e grazie a tutti per la presenza per questa iniziativa dell'amministrazione comunale ad un anno del nostro insediamento. Prima di iniziare e di argomentare il lavoro fatto da questa maggioranza, voglio esprimere i ringraziamenti sinceri a tutte quelle persone, alle associazioni, ai semplici cittadini che dal 27 maggio del 2013 hanno condiviso le difficoltà a tutti i livelli e aiutato questa amministrazione a risolvere tante criticità che abbiamo dovuto affrontare con urgenza, a iniziare dal problema ambientale. Permettetemi un ringraziamento particolare a tutti gli assessori, al capogruppo in consiglio comunale Toto Tedesco, per la passione e le competenze che hanno messo in campo per far ripartire e dare la giusta importanza alla nostra città nel panorama regionale e comprensoriale. Il nostro simbolo trasparenza e partecipazione sarà sempre rispettato da parte degli amministratori per non venire meno alla fiducia che i cittadini di Guardavalle ci hanno dato con un plebiscito eccezionale, e la serata di stasera ha proprio lo scopo di informare voi del lavoro fatto e di quello programmato. Nel nostro programma elettorale da voi condiviso avevamo espresso le nostre preoccupazioni per come la politica ha voluto creare un dissesto finanziario che per la nostra comunità significava gravi e irreparabili danni ai cittadini tutti,
che in special modo nell'attuale periodo di crisi economica sarebbero stati vessati dalle imposte, portate al massimo dalle aliquote possibili e danneggiati dalla diminuzione dei servizi comunali. Avevamo detto e scritto che la delibera del dissesto finanziario, oltre che lesiva degli interessi di tutti i cittadini, poteva essere illegittima, e contro di essa, appena eletti, ci siamo concentrati notte e giorno. Abbiamo annullato in autotutela il dissesto finanziario con la delibera numero 32 del 14 novembre 2013. Perché tale atto, quello del dissesto fatto in data 8 gennaio 2013 dal commissario prefettizio, era viziato, ma di questo poi daremo spazio agli assessori esperti per una cronistoria precisa. Questo annullamento in autotutela, il secondo in tutta Italia, ha permesso al nostro ente di rimodulare e riprogrammare la macchina amministrativa, e riuscendo anche a ridurre le tasse comunali con l'annullamento della delibera commissariale, la numero 11 del 2013, attraverso la delibera del Consiglio Comunale numero 10 fatta da noi il 28 aprile del 2014. Iniziamo a parlare un po' del PSA, che è il piano strutturale associato, un piano strutturale insieme al comune di Santa Caterina e Monasterace. Le varie vicissitudini comunali con il commissariamento del comune di Monasterace ha un po' ritardato questa ripartenza. Avevamo cercato di iniziare a dialogare con il commissario prefettizio di Monasterace, però giustamente ha giustificato il suo non interesse nel discorso che era giusto che decisioni importanti come lo sviluppo del territorio doveva passare attraverso una politica vera. Quindi si è aspettato le nuove elezioni del comune di Monasterace. Abbiamo fatto un incontro preliminare con i tre sindaci, con De Leo, il dottor eletto e la nostra amministrazione, e un attimino hanno voluto riflettere sul lavoro fatto sempre per quanto riguarda del comune di Monasterace. Ci siamo ripromessi di riprendere questo lavoro a settembre, quindi ripartiremo spediti per questo sviluppo del territorio inteso con gli altri tre comuni, gli altri due comuni. Un aspetto anche prioritario del nostro programma era quello dei servizi ambientali, ed anche su questo delicato campo abbiamo programmato un servizio di raccolta porta a porta che a settembre partirà, con l'obiettivo di far sparire i cassonetti e di dare un servizio migliore ai cittadini. Ma anche in questo daremo poi spazio all'assessore Campagna, che ha seguito in modo impeccabile tutto il percorso ambientale. Altro aspetto che abbiamo seguito con determinazione è di modernizzare gli impianti di illuminazione pubblica, e grazie al progetto Un contributo all'efficienza energetica andremo a modernizzare tutti gli impianti di illuminazione a costo zero, riducendo i consumi e migliorando la qualità del servizio. Ci sarà la fornitura di lampade a vapore di sodio ad alta pressione, nuove armature stradali, corpi illuminanti ad alta efficienza e braccia a mura per il centro storico. Abbiamo già in magazzino una parte di materiale che la società Efficienza Energetica ci ha fornito. Come avremo tutto il materiale, partiremo con i lavori. Tra i primi comuni a partecipare al bando sul MEPA, che è il mercato elettrico pubblica amministrazione, abbiamo per richieste di finanziamento di circa 200.000 euro per il risparmio energetico, quindi fotovoltaico per la scuola in marina, fotovoltaico e impianto a pompa di calore per Guardavalle Centro. Se vanno a buon fine si avrà un risparmio per le casse del comune di circa 25-30.000 euro, stiamo parlando delle nostre scuole. Siamo stati sempre contrari a una vendita della nostra fascia a mare, perché crediamo che sia un patrimonio di tutti, e stiamo lavorando affinché si possa rendere concreto uno sviluppo totale del nostro litorale.
Intanto vi comunico che abbiamo fatto la gara con la ditta Baglioni di Lamezia, che si è aggiudicata i lavori per un importo complessivo di 350.000 euro attraverso il POR Calabria FERS 2007-2013, PISDRE linea di intervento 5.3.2.1. Il progetto che potete vedere, lo vedrete nel display, attraverso le foto esposte andrà a creare un ambiente bellissimo per i nostri giovani e meno giovani. È prevista la sistemazione della strada, l'illuminazione, il parco giochi per bambini, il campo di calcio adotto in erba sintetica. Manca solo la consegna dei lavori che dobbiamo compiere appena arriva il nulla osta da parte del Dipartimento Ambiente della Regione, in seguito alla presentazione dello studio di valutazione ambientale presentato da quasi 2 mesi appunto alla Regione Calabria. Allora, lo studio di valutazione non è stato fatto prima perché dalle carte in possesso del Comune e dagli atti pubblicati sia alla Regione sia alla Provincia, settore ambientale, l'area di intervento ricadeva all'esterno dell'area SIC, sito di interesse comunitario. In fase di conferenza dei servizi, per acquisire tutti i pareri necessari, nessun ente, quindi il Ministero dei Beni Architettonici, la Provincia Settore Ambientale e soprattutto la Capitaneria di Porto, preposta al controllo dell'area SIC, hanno evidenziato alcun tipo di problema. Difatti tutti hanno evidenziato, ognuno per le proprie competenze, ha rilasciato il relativo nulla osta. Solo in seguito, per puro caso, ci si è accorti che sul sito del Ministero dell'Ambiente l'area SIC era stata ampliata fino alla ferrovia, includendo quindi anche l'area interessata degli interventi e rendendo necessario lo studio di incidenza. Stiamo aspettando questo nulla osta e poi realizzeremo l'opera. Ma abbiamo anche un altro finanziamento attraverso il GAG. Parliamo sempre di fondi europei che serviranno a completare tutta l'area fino ai cosiddetti giochi cinesi vicino al camping Guido, con la sistemazione della strada e l'illuminazione. Non ci siamo dimenticati dell'altra fascia che arriva a Borgo Rosso, dove l'amministrazione comunale ha avuto un incontro molto cordiale con la famiglia Princi Valenti, proprietari della fascia a mare, i quali chiedevano la possibilità all'amministrazione di poter realizzare delle strutture ricettive. Ma abbiamo detto ai signori Princi che l'amministrazione comunale ha l'intenzione di sviluppare quell'area per pubblica utilità, con l'impegno da parte nostra nei prossimi mesi di sederci e concretizzare il tutto. Intanto vi comunico che abbiamo già presentato un progetto in Regione per lo sviluppo di tutta quell'area. Con le economie della 3081, che sono fondi alluvionali del 2001, stiamo attivando diversi interventi, alcuni già iniziati, che sono sulla strada Pirito Bufali, sulla strada Borgorosso Menta e l'intervento sulla circonvallazione a sud, dove si era verificata la frana. Lavori che li sta completando la ditta Tedesco in subappalto. L'altra economia della 3081 interesseranno la manutenzione delle cabine di approvvigionamento e dell'acquedotto comunale e nello specifico sono stati individuati gli interventi da fare e si sta redigendo il progetto definitivo. L'altro intervento della 3081 è quello sul ponte Ischia e le strade di collegamento. E infine il quarto decreto fatto dalla Regione è per la messa in sicurezza del vallone di Sant'Elia. Anche qua si sta lavorando per il progetto definitivo. A completamento dei lavori dell'Apirito Bufali, un nostro finanziamento di 150.000 euro con fondi europei, ma gestito dalla comunità montana Fossa del Lupo di Chiaravalle, che abbiamo già consegnato i lavori alla ditta Marino di Santa Caterina per completare definitivamente con la bitumazione e il posizionamento dei guardrail, mettendo in sicurezza un'arteria importantissima per lo sviluppo del nostro territorio. Infatti da questa strada
oltre che si va nelle attività produttive di tanti nostri concittadini, si arriva anche al percorso Zessi. Ed anche qua questa amministrazione si è impegnata attraverso un piccolo intervento di 15.000 euro al ripristino dei rifugi e del percorso che proprio in questi giorni sarà visitato dalle escursioni dei tanti nostri cittadini e turisti presenti sul nostro territorio. La valorizzazione della montagna e del territorio può avvenire anche attraverso questi interventi. E noi abbiamo anche presentato con la misura 227 del PSR Calabria, che è il sostegno agli investimenti non produttivi, e siamo entrati in graduatoria a un finanziamento di 161.253 euro per la strada Pietracupa-Ponteassi, che andrà a completare il percorso che ci porterà alle nostre cascate naturali. Con la ciliegina sulla torta, con un altro finanziamento di 18.300 euro per la realizzazione della segnaletica in granitico attraverso sempre il PSR Calabria misura 413. Per quanto riguarda la valorizzazione dei centri storici, c'è un finanziamento di 615.000 euro che riguarda Piazza Carmine. Si andrà a fare innanzitutto i sottoservizi, a migliorarli, a sistemarli, poi la pavimentazione e l'illuminazione, panchine, parco verde, aiole, e andremo anche a entrare nelle traverse principali di tutta quell'area, abbelliremo il piazzale della chiesa e tutte le traverse limitrofe. Per quanto riguarda anche il centro storico, una piaga per la nostra comunità, come ben sapete ci sono tantissime case che stanno cadendo, tantissime case abbandonate dai privati, il comune non ha né la forza economica né la possibilità di poterle sistemare. Tutta l'amministrazione comunale abbiamo chiesto un incontro a Sua Eccellenza il prefetto, che ci ha ricevuti, e abbiamo proprio parlato di questo centro storico, dell'aiuto che la Protezione Civile ci poteva dare. Ha scritto alla Protezione Civile della Calabria, ma non abbiamo avuto risposta. Adesso ho chiesto un incontro con la Protezione Civile Nazionale, con il responsabile Franco Gabrielli. Stiamo aspettando questa sua convocazione perché vogliamo andare a Roma, abbiamo una grossa documentazione sia di fotografie, di filmati e relazioni, per vedere se riusciamo un attimino a dare anche una svolta al centro storico. Intanto arrivano notizie, sembrano positive, da parte della Regione Calabria, dove tutti i finanziamenti, l'80% dei finanziamenti europei 2014-2020 saranno destinati tutti ai centri storici. Non ne perderemo una come abbiamo fatto fino ad oggi, quindi il nostro impegno verso il centro storico è prioritario. Ci sono state anche diverse azioni positive verso il mondo giovanile, che necessariamente devono essere al centro dell'attività amministrativa, e noi abbiamo pensato anche a loro con la presentazione attraverso la prefettura di Catanzaro di un progetto attraverso i fondi europei 2014-2020. Sono quelli mirati sulla politica e la coesione europea. Abbiamo presentato un centro di aggregazione giovanile chiamato la Fabbrica delle Idee. Praticamente vorremmo, a finanziamento avuto di 951.600 euro, iniziare a fare la palestra, quindi l'auditorium che è previsto nel progetto originario. Si è realizzata solo un'ala della scuola, manca l'auditorium, manca l'altra ala, quindi noi abbiamo presentato, estrapolato quel progetto e l'abbiamo mandato in prefettura. Abbiamo anche attivato un altro progetto, sempre sul sociale, per quanto riguarda l'asilo a Guardavalle Centro, quell'asilo nella zona Piazza Carmine, anche là un progetto sul sociale, un centro polivalente per un finanziamento di 600.000 euro. Abbiamo attivato canali regionali per dare sollievo alle famiglie attraverso opportunità di lavoro, come i 4 padri di famiglia degli ammortizzatori sociali in deroga, che hanno svolto un ottimo lavoro sul nostro territorio. I 4 operai assunti dal centro per l'impiego di Soverato attraverso i fondi regionali.
Abbiamo dedicato un grande impegno sulla scuola, grazie anche alla collaborazione della dirigente professoressa Susanna Mustari e di tutto il personale insegnanti, con la concretizzazione di diversi finanziamenti che andremo a migliorare tutte le strutture. Poi scenderà nel particolare l'assessore Campagna, che è l'assessore alla pubblica istruzione. Infine finisco con il campo del sociale, dove in quest'anno tanto si è fatto anche a favore delle fasce deboli della nostra comunità. Si è lavorato in sostanza da dove avevamo lasciato, e cioè sui vari aspetti dell'aiuto alle persone bisognose, e con i finanziamenti fermi al 2011. Abbiamo pensato di indirizzare i finanziamenti su quelle fasce deboli, a favore dei soggetti in difficoltà, come gli anziani, i diversamente abili, donne in stato di difficoltà. E in questo contesto ci sono circa 600.000 euro dove andremo a fare l'assistenza domiciliare agli anziani e disabili per un numero circa di 50 persone. Queste 50 persone saranno assistiti da 25 donne in stato di difficoltà, sempre di Guardavalle. E poi c'è stata la problematica scolastica per quanto riguardava la mensa scolastica: tante famiglie non avevano i buoni mensa per poter far mangiare i bambini a scuola, non avevano alcune famiglie non avevano i soldi per poter mandare i loro figli a Soverato, quindi pagare l'abbonamento dello scuolabus. Abbiamo mirato i finanziamenti anche per queste fasce deboli, quindi hanno presentato in comune 86 domande, e quindi tutte queste famiglie riusciranno ad avere delle somme importanti, che quindi già potranno poi realizzare il prossimo anno scolastico, che a breve inizierà. Quindi questi finanziamenti sono sui trasporti scolastici, sulle visite mediche specialistiche, sull'acquisto dei libri, sulle frequenze delle scuole, spesa, ticket, mensa, trasporti scolastici. È dal 2011 che praticamente il servizio Cat Hospital presso la nostra sede era scomparso, molto probabilmente sono riuscito a riattivarlo. Dal 1 di agosto, come abbiamo già pronti i locali a Guardavalle Centro, ripartiremo con le prenotazioni online, che significa, invece di andare a Soverato o a Badolato, i nostri anziani e tutte le persone possono fare la prenotazione per visite specialistiche, per esami vari, qua nella nostra delegazione il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, e a Guardavalle Centro da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Un'altra bella notizia è che siamo riusciti a creare una convenzione con l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per fare i prelievi a Guardavalle. Attraverso la sede Avis di Guardavalle, due volte al mese faremo i prelievi per tutte le persone, invece di andare a Badolato o a Soverato. Abbiamo fatto questo rapporto di collaborazione con l'ASL di Catanzaro per fare questo servizio agli anziani, ai disabili, a tutte le persone, nella sede qua a Avis a Guardavalle, che è di fronte alla nostra chiesa. Quindi un altro aspetto importante rivolto verso il sociale. Abbiamo in questi mesi anche siamo riusciti, dopo tanti impegni da parte di tutti, perché siamo stati quasi tre mesi a Catanzaro, due volte alla settimana alla provincia, a riuscire ad avere finalmente il progetto della videosorveglianza. Metteremo su tutto il nostro territorio, da Guardavalle del Ciel della Vecchia, le videocamere, che serviranno per tantissimi aspetti, come deterrente alla microcriminalità, a tutti questi furti, a tutta questa gente che va a creare discariche su tutto il territorio, discariche abusive che non riusciamo più a tamponare, nonostante il servizio della ditta è eccellente. E quindi sicuramente queste videosorveglianze serviranno perché verranno installate su tutto il territorio in posizioni strategiche, dove veramente metteremo in sicurezza anche tutti i cittadini di Guardavalle. Concludo, perché poi il nostro coordinatore Toto Tedesco potrà fare da interlocutore per domande agli assessori, oppure se voi già cittadini volete fare delle domande a tutti noi, con un altro atto importante che riguarda il discorso sociale. Questa
Questa amministrazione ha concesso in commutato d'uso gratuito alla parrocchia di Sant'Agazio Martire quella struttura di via Roma, ex asilo, abbandonato da diversi anni, che era ormai diventato un ricettacolo di immondizia e di gente che va a rompere, a rubare tutto il resto. Abbiamo dato questa struttura alla parrocchia di Sant'Agazio Martire per realizzare una casa di riposo anche a Guardavalle. Tutte le comunità della zona hanno le case di riposo per i nostri anziani, noi invece i nostri anziani li spediamo in altri paesi. È una realtà importante, mi auguro che si possa realizzare in poco tempo, perché poi possiamo avere i nostri anziani, possiamo andare a visitare i nostri anziani e soprattutto creeremo quell'economia che in questo momento particolare della storia nazionale, europea e mondiale forse Guardavalle neanche ha bisogno. Grazie a tutti. Ringraziamo il sindaco perché ha fatto questo intervento che sostanzialmente mette in evidenza tutto il lavoro svolto in ogni campo e in ogni settore. Quindi, come dire, quest'anno è servito a fare tutto questo lavoro, ma a far ritornare questo paese alla normalità, che purtroppo per anni non c'è stata. Quindi un lavoro, come dicevo prima, duro e difficile, e mi pare che dalle cose, dalla relazione del sindaco, mi pare che c'è tutto, nel senso che evidenzia in maniera netta quella che è l'attività amministrativa e l'impegno di questa nuova amministrazione fatta, come dicevo, di giovani, che magari riescono ad essere meno, come dire, a farsi vedere, eccetera, però il lavoro che hanno fatto e completato mi pare molto importante, non solo il lavoro che hanno fatto, ma anche il lavoro che hanno in programma e le idee che hanno per il futuro. Io credo che gli argomenti posti sono da mettere a conoscenza e poi fare le domande alla gente, sono soprattutto quella del dissesto, che io credo che va con un attimo spiegata in maniera tecnica dall'assessore al bilancio, dall'assessore Carisco, che mi pare che sono stati i due protagonisti che hanno seguito in maniera particolare questa vicenda, perché guardate, il dissesto era un problema, e nonostante tutto il lavoro che è stato fatto ed è stato tolto il dissesto, non è che tutto ritorna improvvisamente come era prima, perché le difficoltà continueranno ad esserci per ancora del tempo, e io credo che brevemente potrebbe l'assessore Scoleri, il dottore Scoleri, dare un'informativa su questa vicenda importante. Buonasera a tutti i presenti. Allora, per quanto riguarda, parlo un attimino dell'aspetto finanziario che incorpora anche la situazione del dissesto finanziario e del piano di riequilibrio. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, diciamo subito che finalmente dopo 2 anni in cui l'ex amministrazione, scusate la polemica, non ha fatto altro che parlare di debiti, finalmente c'è stato il ritorno alla normalità anche dal punto di vista finanziario, come prima ha anticipato il dottore Tedesco. Normalità nel senso soprattutto di credibilità dell'ente comune come istituzione, perché appena noi ci siamo insediati non c'era la normalità dal punto di vista finanziario, non potevamo andare da nessun fornitore, c'era una situazione veramente di disastro. Invece finalmente adesso c'è il ritorno alla normalità dal punto di vista finanziario, il ritorno soprattutto alla normalità dal punto di vista del rapporto con i fornitori, il ritorno alla normalità dal punto di vista proprio del rapporto di fiducia che c'è tra l'ente comune e tutti quanti i creditori e i fornitori dell'ente. Continuo a ripetere che secondo me l'ex amministrazione ha nascosto
la propria incapacità amministrativa proprio dietro questa scusa dei debiti. Ma veniamo un attimino proprio in sintesi cos'è successo in questo anno di amministrazione dal punto di vista finanziario. Sicuramente l'atto più importante è stato l'annullamento della dichiarazione di dissesto. Come ha anticipato prima il sindaco, il secondo comune d'Italia che ha provveduto con un atto di autotutela e ricordo adottato in consiglio comunale con i voti soltanto della maggioranza, perché la minoranza, dobbiamo ricordarcelo, a parole ha detto di essere sempre contro il dissesto, ma proprio nei fatti poi, quando c'era da votare l'atto di annullamento del dissesto, Forza Italia ha votato contrario, mi ricordo, forse non c'era all'annullamento del dissesto, mentre il consigliere Purri dell'UDC si è astenuto perché i suoi tecnici non conoscevano quella procedura. Noi i mesi precedenti siamo stati a Roma a parlare direttamente con il direttore del Ministero degli Interni per quanto riguarda gli enti dissestati e ci ha detto che se c'è un vizio di legittimità un atto amministrativo è annullabile proprio per vizio di legittimità. A seguito quindi poi dell'annullamento della dichiarazione di dissesto è venuta meno la figura del commissario liquidatore, che è stato liquidato, possiamo dire, proprio dal Ministero dell'Interno con una lettera che gli ha detto finalmente l'attività dell'organo straordinario deve intendersi cessata, perché continuava ancora a girarsi tra le stanze del comune a cercare debiti anche sotto i tavoli, dappertutto, noi lo vedevamo là in comune, lo scopo principale era quello di alimentare la massa passiva proprio per addebitarla all'ex amministrazione. Quindi, tornando un attimino al commissario liquidatore, il tutto, l'attività del commissario liquidatore, è arrivata l'altro giorno il preavviso di parcella al comune, è costato circa 30.000 euro. Quindi supa corna, bastonati. Scusate un attimino per questa battuta. Poi abbiamo annullato il dissesto e abbiamo adottato il piano di riequilibrio. Qual è il vantaggio di questo piano di riequilibrio? Il vantaggio è che mentre il dissesto è per 5 anni, il piano di riequilibrio può essere rimodulato in base alle nuove novità, alle nuove esigenze, eccetera, eccetera. Quindi il nostro piano di riequilibrio, lo anticipo anche al sindaco che abbiamo parlato venerdì, poi non ci siamo più visti, sicuramente nel mese di luglio andrà, nel mese di agosto, nei prossimi 20 giorni andrà rimodulato, ma rimodulato in senso positivo, migliorativo per l'ente, soprattutto a seguito delle numerose transazioni che abbiamo intrapreso con i creditori in questo periodo, che abbiamo già concluso, concluderemo nei prossimi giorni. A occhio e croce possiamo dire che già da queste transazioni c'è stato un risparmio per comune di oltre 400.000 euro, che tradotti in bilancio significa economie di spese, quindi possibilità di diminuire il disavanzo e possibilità di chiudere il nostro piano di riequilibrio in 2-3 anni rispetto ai 10 previsti proprio dalla normativa per quanto riguarda il risanamento degli enti locali. Diciamo che questi sono gli atti principali dal punto di vista finanziario adottati in questi anni, ma molto importante anche per quanto l'annullamento del dissesto per quanto riguarda la situazione dei tributi. Grazie soprattutto alla rettifica della decorrenza delle tariffe c'è stato un sostanziale risparmio per tutti noi contribuenti. Questo risparmio si è potuto vedere soprattutto per quanto riguarda il ruolo del servizio idrico. Nei mesi scorsi avete ricevuto tutti quanti la comunicazione dove si deve pagare di meno e in molti casi anche risultiamo a credito perché abbiamo pagato in più e con le vecchie tariffe che erano state deliberate con la dichiarazione di dissesto. Credo anche che dei sostanziali risparmi, sempre per noi contribuenti, si possono già vedere dai prossimi ruoli, quello del servizio idrico per quanto riguarda, perché con l'attivazione del Pozzo Pasquino già dal 2014 si può vedere un sostanziale risparmio e speriamo di intervenire anche con una riduzione per il servizio della spazzatura, con la partenza della differenziata che dovrebbe cominciare a breve. Per quanto riguarda sempre la situazione finanziaria, poi concludo per lasciare a voi per qualche domanda, dobbiamo dire anche un'altra cosa. La situazione di cassa. Appena noi ci siamo insediati in cassa non c'era una lira, ma una lira veramente.
eravamo con l'anticipazione a 450.000 euro, quindi anticipazione, scusate, il fido sotto di 450.000 euro, e in cassa c'era una disponibilità di 68 euro che potevamo pagare. Siamo stati in grado in quest'anno, oltre ad azzerare l'anticipazione, adesso siamo possiamo dire in attivo e non abbiamo richiesto ancora l'anticipazione di cassa, speriamo di non richiederla, ma soprattutto siamo in regola con i pagamenti. Infatti in questi giorni, no, sono già stati mandati in panca i pagamenti degli stipendi di luglio, mentre appena ci siamo insediati c'è stata la difficoltà di 2 mesi di ritardo, e sarà in pagamento il mese di giugno per quanto riguarda la ditta della spazzatura, e abbiamo recuperato 5 mesi, sopra 2 mesi per quanto riguarda la Loritano dell'ottobre e novembre 2012 e altri 3 mesi con ecologie e servizi, ma soprattutto abbiamo concluso 2 transazioni importanti per quanto riguarda soprattutto Sorical ed Enel. Che si è parlato sempre dei problemi con Sorical ed Enel, finalmente sono stati chiusi queste transazioni ed è risolto veramente il problema con il pagamento fino al 31 dicembre del 2013. Questa è la situazione finanziaria. Se ci sono domande per quanto riguarda i tributi, qualche dubbio, siamo a disposizione di tutti i cittadini. Io direi di aspettare intanto per le domande, perché avrei chiesto io un applauso per questo, perché come dire, mi pare che la relazione del sindaco e sinteticamente quella dell'assessore al bilancio mettano sempre più in evidenza quello che è stato il lavoro nel corso di quest'anno. Io chiederei all'assessore Caristo, perché è il vice sindaco e nonché assessore ai lavori pubblici, che si interessa un po' a dare un'informativa su quella che è la situazione del PSA e poi dei lavori pubblici che sono pronti per essere realizzati, e di dire anche qualche altra cosa, perché l'assessore Caristo non è stato estraneo al ragionamento economico del dissesto, conosciamo tutti la sua capacità, la sua bravura. Quando io sono stato sindaco e stato assessore per 5 anni al bilancio, quindi, e quindi vi assicuro che è una persona competente, una persona che è in grado di affrontare e di risolvere i problemi, e dopo qualche cosa dovrà dirla l'assessore Campagna, perché mi pare che sul terreno del risparmio energetico, dell'ecologia, mi pare che c'è stato anche in questo campo un impegno molto importante e molto forte, perché a giorni inizierà la differenziata, quindi queste cose sinteticamente, per poi passare a un saluto del Presidente, la dottoressa Elisa Salerno, e poi passare alle domande brevemente se ci sono. Buonasera. Avete sentito tutta la relazione del sindaco, che è stata esauriente, è stata lunga, approfondita, quindi noi potremmo ancora continuare per tanto tempo, ma vorrei fare una premessa. Noi abbiamo fatto questa iniziativa più che altro per informare tutta la cittadinanza e per rispettare quello che era il nostro programma. Noi appena insediati abbiamo, come dire, ci siamo impegnati, abbiamo fatto una promessa che noi saremmo stati all'altezza e volevamo amministrare il paese con la partecipazione dei cittadini, e questo impegno noi, come dire, questa sera abbiamo fatto questa iniziativa per rispettare questo impegno, che noi riteniamo indispensabile e importante per poter continuare a risolvere ancora i tanti problemi che ci sono e continuare ad amministrare. Come voi avete potuto constatare e vedere, rispetto a qualche anno fa, dove abbiamo trovato qualche difficoltà per insediati, in quanto abbiamo trovato un comune in uno stato di coma, era un comune morto, depresso. Dopo qualche mese, come avete potuto notare, siamo riusciti, per il fatto di essere una giunta nuova, giovane, vivace, rigogliosa, a rispolverare, a rimettere in moto tutto quelle che sono state, che erano e sono state le opportunità che questo comune aveva
e quindi ritornare alla normalità, per come ha ben spiegato sia Antonio Scoleri, sia il sindaco, un po' tutti. Quindi io potrei ancora continuare sui lavori pubblici. Siamo a giorni, è arrivata la comunicazione ieri, siamo impegnati per oltre tanti giorni e tanti mesi per risolvere l'annoso problema del ponte, diciamo zona Pietro Nenni, stazione, tutto quello che riguarda la raccolta delle acque dalla nazionale a Pietro Nenni. Ci sono lavori che partiranno a breve, ma la cosa che a me interessa questa sera è che ci siano domande da parte dei cittadini. Noi siamo qua pronti ad accettare anche critiche, anche polemiche, l'importante è che siano costruttive. Questo è il nostro senso di fare politica. Sono finite, per quanto ci riguarda, le polemiche in consiglio comunale, le polemiche sterili fatte ancora dai consiglieri di minoranza, dove ancora ci viene accusato e si allontanano dai consigli comunali perché i consigli comunali si fanno 5, 6, 10 giorni dopo la conferenza dei capigruppo. Queste cose a noi non ci interessano, noi siamo delle persone che vogliamo lavorare per risolvere tanti problemi dei cittadini, del comune di Guardavalle, e impegnarci per avere fra qualche anno una situazione migliore del paese in cui noi viviamo. Quindi io vi pregherei, perché noi abituati a lavorare, e vi assicuro anche fino a tarda ora negli uffici comunali per dare un supporto anche agli impiegati, perché alcune pratiche per la voglia e per le tante cose da fare non riescono da soli, e quindi vogliamo che sia, come dire, che ci sia questo supporto da parte dei cittadini e ci siano dei consigli dove noi per l'impegno di lavoro magari non riusciamo a vedere e a controllare tante situazioni ancora di criticità. Quindi io pregherei, invece di allungare ancora, perché visto che è tardi, vorrei che ci fossero domande e problematiche messe in moto e messe in chiaro da parte dei cittadini, perché noi vogliamo ascoltare e cercare con umiltà di risolvere quelle che sono le problematiche che i cittadini vivono più da vicino, sentono e devono rivolgere e devono fare appello all'amministrazione che li guida per cercare in tutti i modi di risolverlo. Io questo vi chiedo stasera. Brevemente l'assessore Campagna, la differenziata e l'impegno per l'ambiente. Sì, buonasera. Chiaramente la differenziata, come tutta la questione ambientale, è stato uno degli obiettivi fondamentali di questa amministrazione. Ricordate, più di un anno fa, praticamente i primi di giugno, la situazione di assoluta criticità, chiaramente dovuto a un blocco in discarica, ormai una situazione non più sopportabile in quanto non è più capace a contenere quello che è il rifiuto prodotto quotidianamente dalle nostre abitazioni. E dunque si è andati in questo senso, andando a dare un aspetto più dignitoso al nostro paese, chiaramente facendo riferimento agli operai della Loro Ecologia e Servizi, l'AFOR, il Consorzio di Bonifica, e soprattutto al gruppo di volontari tramite appunto le cosiddette giornate ecologiche che hanno caratterizzato un po' l'estate 2013. Detto questo, diciamo, superato la criticità estiva, ci siamo messi in un certo senso, diciamo così, a studiare da realtà più efficienti delle nostre. Siamo stati a Roccella, siamo stati all'Unione dei Comuni a visitare ancora altre situazioni per quanto riguarda dunque la predisposizione di un bando che fosse ottimale per il nostro territorio. Abbiamo appunto un bando di gara che è stato poi aggiudicato successivamente, ormai dal 1 luglio c'è la nuova ditta, dalla ditta Manna Ecologia Ambiente del signor Manna, e appunto questa sera in piazza c'è la rappresentante della ditta, Antonella Grande, a dimostrazione proprio di quanto ci tiene la ditta a fare bene, a iniziare subito con questa raccolta differenziata e dunque a dare un nuovo aspetto al nostro territorio. Come dicevo, abbiamo predisposto questo bando, i tempi sono stati abbastanza lunghi dovuti a diversi iter burocratici, dunque il periodo per l'aggiudicazione del bando, il periodo successivo per quanto riguarda la certificazione antimafia, poi le assemblee sindacali, insomma siamo arrivati al 1 luglio, potendo comunque dire che in questo anno abbiamo avuto un risparmio netto su quella che è la gestione dei rifiuti. Abbiamo trovato appunto al maggio 2013 un costo esorbitante del servizio, costava più di 1.000 euro, con tutti gli
ingombranti si riusciva a pagare intorno a 35.000 euro, ed è stato subito ridimensionato per quanto riguarda appunto la dotazione economica intorno alle 26.000 euro, quindi i conti sono semplici da fare, c'è stato un ottimo risparmio, e risparmio che sarà poi successivamente investito sicuramente per quanto riguarda poi le realtà che saranno fondamentali per la raccolta differenziata, cioè nello specifico l'isola ecologica. Mentre Guarda Valle Superiore abbiamo già, ed è solo da migliorare, diciamo, la situazione per quanto riguarda l'isola nella zona sud, circonvallazione sud, è predisposta, abbiamo già presentato il progetto per quanto riguarda l'area qui, per capirci, dell'ex depuratore, dove appunto saranno predisposte la tipica rampa, chiaramente per quanto riguarda un miglior accesso ai container, un altro gabbiotto per quanto riguarda il deposito dei RAI, insomma è una situazione che saranno a norma di legge con videosorveglianza e un custode che sarà lì presente secondo calendario, quindi situazione fondamentale questa per quanto riguarda la raccolta differenziata. La ditta MEA ci ha già predisposto il calendario con tutte le note informative per quanto riguarda la differenziazione dei prodotti, e infatti saranno completamente aboliti dalle nostre strade i cassonetti e saranno passati nelle abitazioni i mastelli. Ogni mastella avrà un colore differente, appunto c'è il marrone per l'organico, il verde per il vetro, il blu per il multimateriale, il bianco carta e il secco indifferenziato colore grigio. E in più ci sarà un sottolavello, questo qua per l'organico, che la ditta ha portato anche questa sera, è un contenitore di circa 15 litri che appunto sarà diciamo sempre a disposizione dei vari, nell'abitazione per poter, diciamo, contenere l'organico e poi portarlo nel contenitore più grosso, che sarà quello che sarà appunto poi gestito e svuotato dalla ditta. Dunque, noi siamo pronti a partire con la raccolta differenziata. Questo mese abbiamo deciso di non forzare un po' la situazione per poter poi affrontare al meglio la situazione a partire dalla fine dell'estate, e abbiamo programmato due giornate, diciamo così, di raccolta straordinaria, una il 2 e 3 agosto con raccolta del multimateriale e 23 e 24 con la raccolta del multimateriale. Chiaramente non saranno situazioni risolutive, ma potranno dare, saranno occasione fondamentale anche per dare maggiore informazione nei confronti di questa gestione, che sarà appunto il futuro e l'unica soluzione sostenibile per quanto riguarda questo contesto. Inoltre Guardavalle Online si è offerto anche di costruire in un certo senso un sistema interattivo per facilitare anche la comprensione delle diverse tipologie di prodotto che sarà poi stoccato nei diversi contenitori, dunque ci vorrà solo un breve periodo di adattamento, ma sicuramente sarà un'esercizione del tutto semplice comunque nel breve periodo, il tutto che ci permetterà dunque di arrivare a una giusta quota di differenziato, che è quello che chiede la comunità europea chiaramente, ma che chiediamo ormai un po' tutti noi, e di arrivare a soluzioni di maggiore vivibilità. Per quanto riguarda la questione ambientale, va bene, se no, se ci sono domande. Io volevo, giusto per farsi conoscere, perché abbiamo la Presidente del Consiglio, che è l'Avvocato Dottoressa Elisa Salerno, un saluto per poi passare alle domande. Sì, buonasera a tutti. Io volevo anch'io sottolineare che l'incontro di questa sera è l'iniziativa dell'amministrazione, è quello sicuramente di portare a conoscenza la cittadinanza di tutto il lavoro che l'amministrazione ha svolto in questo anno, che è stato molto duro, impegnativo, ma c'è stata davvero tanta forza di volontà, tanta professionalità da parte degli amministratori, che ci ha portato infatti ad avere dei grandi risultati. Dei risultati che sono sicuramente forse piccoli, ma anche grandi per i risultati poi per quanto riguarda anche soprattutto l'annullamento del dissesto finanziario. L'iniziativa di oggi è anche soprattutto quello di togliere a voi cittadini eventuali dubbi, quindi di porre quelle che sono le domande, le problematiche verso noi amministratori, che siamo pronti qui a rispondere. E volevo inoltre sottolineare anche, come Presidente del Consiglio, volevo più che altro invitare la popolazione, la cittadinanza a partecipare ai consigli comunali, perché è proprio là che si svolge il lavoro dell'amministrazione, sono là che vengono esposte, vengono sottolineate tutte quelle che sono le problematiche e dove vengono prese delle decisioni importanti, quindi quella è l'occasione più importante, l'occasione principale per
portare anche alla vostra conoscenza tutte le problematiche dell'amministrazione. Quindi questo è un invito che vi faccio in qualità anche di Presidente del Consiglio. Approfitto tra l'altro poi anche per comunicarvi che proprio con oggi parte anche quello che è il calendario estivo, c'è stata fatta anche la programmazione per questa stagione estiva, inizia proprio da oggi e si svilupperà per tutte le giornate fino al 30 di agosto. Anche qua, nonostante tutte le difficoltà, siamo riusciti a creare dei momenti anche di musica, di ballo, di svago per tutta la nostra popolazione soprattutto e per i turisti che tra l'altro vengono a visitare il nostro paese. Ci sono delle iniziative che riguardano anche lo sport, la natura, perché ci sarà il torrentismo, ci saranno delle giornate dello sport, la seconda edizione della corsa notturna. E abbiamo voluto inserire anche nel calendario estivo due iniziative che riguardano la raccolta differenziata, proprio per renderla nota anche più alla cittadinanza, per mettere in contatto ancora più diretto verso questo nuovo modo di smaltimento che partirà quindi a breve, se non a settembre, ad ottobre. E ci sarà poi anche due iniziative importanti di prevenzione della vista e dell'udito che si svolgeranno il 28 e il 29, e riguardo a questo poi ci sarà anche l'intervento di Giovanni Montepaone che spiegherà per quanto riguarda quella che è la prevenzione della vista e che cosa si è fatta abbinata proprio anche alla raccolta differenziata. Quindi io invito poi tutti quanti anche a partecipare a quelle che sono le iniziative, di prenderne parte, di vivere insieme, di vivere quindi la comunità. Grazie. Allora, se ci sono interventi e domande, ritengo brevi, perché il tempo non è stato lungo, perché poi nei fatti insomma l'amministrazione ha parlato per circa 45 minuti in tutto, ma forse meno. E se ci sono delle persone che vogliono fare delle domande o vengono qua o mi dicono dove devo portare il microfono. Ingegnere Bartolo. Buonasera, io non ho domande particolari da fare, mi preme soprattutto fare qualche riflessione brevissima per quanto riguarda la partecipazione, che è un problema a mio giudizio molto molto rilevante, un problema mondiale ritengo, perché il potere in generale, proprio perché si chiama potere, cerca di accentrare, di togliere in qualche modo gli spazi di democrazia che i cittadini dovrebbero avere. Ecco, la partecipazione di questa sera, e questo mi rivolgo a tutti noi cittadini, deve essere quella di proporre, perché molte volte c'è solo lo scontro, non c'è un dibattito pubblico, cioè sta a noi cogliere questi momenti che l'amministrazione opportunamente, e credo che si debbano ripetere, ci dà, per dire la nostra. Come diceva Caristo, nessuno è perfetto, insomma si può sbagliare quando si ragiona all'interno delle stanze comunali. Io dico, questi momenti in cui uno pubblicamente può porre problemi, fare anche delle critiche, come diceva Caristo, vanno da noi sfruttati. Io da amministratore cosa farei? Se do retta a uno che si presenta al comune tutte le mattine per porre problemi personali, credo che l'intervento che qualcuno farà questa sera per porre i problemi generali vale 10, perché dobbiamo abituarci anche a conquistargli in qualche modo gli spazi democratici che riescono a darci. Io spero che questa sera vengano posti problemi per dibattere di problemi del Paese. Ringrazio per questa iniziativa, credo che debba ripetersi e credo che avranno l'accortezza di se ci saranno interventi, proposte eccetera, di tenerle nelle dovute considerazioni. Grazie. Altri interventi, altre domande? Guardate che non è tardi, sono almeno le 9:15, insomma. Prego. Dunque io diciamo che non sono molto titolato stasera a parlare qui con voi, perché io sono un residente al 30%, nel senso che vivo la vita di Guardavalle diciamo circa un 20-30% all'anno. Ho una casa qui con mia moglie, quindi vivo una parte, diciamo così.
Innanzitutto devo dire che il fatto che voi siete qui stasera, di fronte a tutti, è un aspetto positivo e non è facile, perché, l'avete detto voi stessi, non siete qui per raccogliere solamente onori ma anche oneri e quindi anche suggerimenti per poter migliorare la situazione. Le considerazioni che posso fare da parte mia sono considerazioni, come dicevo prima, al 30%, perché non vivo la vita tutto l'anno qui a Guardavalle, non conosco la realtà di Guardavalle Superiore, posso fare delle considerazioni qui a Guardavalle Marino. Il fatto che avete ad esempio attivato la differenziata penso che sia molto positivo. Dove abito io al nord è già attivata da parecchi anni, quindi i benefici si vedono già, insomma. Ho visto che avete, diciamo così, molta carne al fuoco, tanta direi, però vedo che insomma la voglia di fare ce l'avete, l'importante sarà compito vostro fare in modo che la carne non si bruci, oppure che la carne venga tolta non cotta. Questo è il compito vostro, quindi siete voi che avete, diciamo così, gli strumenti per poter valutare queste cose, mi pare che li avete, perché insomma il programma di stasera diciamo che è stato molto pieno, forse troppo, dico io, però in questi casi è meglio lasciar fare i giovani, siete tutti abbastanza, molto giovani, e quindi conseguentemente la voglia di fare c'è. Io così col mio 30% di vivibilità qui a Guardavalle Marina volevo fare due considerazioni proprio da turista, no? Diciamo così, sono piccole considerazioni, non sono importanti come i progetti che avete espresso, quindi è chiaro che la priorità sta nei progetti che avete espresso, però da turista posso dire che bastano due cosettine un po' che si possono fare, però poi sarà la possibilità e la scelta e le tempistiche di poterlo fare. Innanzitutto, visto che avete messo rispetto all'anno scorso dei bidoni sulla spiaggia, e questo va benissimo, poi è chiaro che la cittadinanza ha il compito di riempirli questi bidoni, perché i bidoni non si riempiono da soli, però il fatto che ci siano sicuramente invoglia la gente, ci curiamo tutti, a non lasciare in giro le cose e quindi dare una mano a mantenere pulita soprattutto la parte della spiaggia e quindi da chi vede Guardavalle come turista e non come residente. Quindi sono stati messi questi bidoni, io dico, siccome la spiaggia si sta espandendo anche verso il campeggio, quindi magari se c'è gente anche lì, quindi se mettete i bidoni anche lì, io penso che sicuramente gente di buona volontà che deve buttare via dei rifiuti, se c'è il bidone lì lo mette dentro e magari non se lo porta a casa oppure lo lascia in giro, peggio ancora. La seconda cosa è questa, vedo che innanzitutto la pulizia del lungomare la si vede, rispetto all'anno scorso, rispetto a due anni fa, la si nota, insomma, uno che cammina lungo il lungomare nota che effettivamente il lavoro di pulizia, di raccolta anche degli arbusti, eccetera, eccetera, è stata fatta. E questo come immagine di Guardavalle è sicuramente molto positivo. Il secondo punto che vi dicevo era questo. Vedo che non ci sono le docce, ad esempio. O meglio, ci sono due docce in corrispondenza dei vini. Però, ripeto, siccome la spiaggia si estende per parecchio, quindi chiedo se fosse possibile, ripeto, come turista, magari mettendo un tubo in gomma con delle bocchette, ho visto che avete fatto diciamo così, delle fontane per la pulizia dei piedi, quello va benissimo, se ci fosse anche una doccetta ogni tanto, ma anche nella parte diciamo un po' più in là della spiaggia, direi che anche chi usufruisce la spiaggia lungo la parte delle dune, tanto per intenderci, ha la possibilità anche di farci una doccia, quindi dopo il bagno. Ma io non saprei nient'altro cosa dire, perché non, forse troppo lungo, non lo so, perché ripeto, non vivendo la vita che guarda avanti, però insomma mi pare che la voglia di fare c'è, i progetti sono molto importanti, sono anche parecchi, e niente, l'augurio a voi è quello di veramente riuscire a portare a termine pian piano, perché insomma nessuno è nel bocchino mandrache che riesce a fare così in fretta. Le cose hanno bisogno del tempo, hanno bisogno di soldi, bisogna aspettare che ci siano, però lavorare vedo che lo state facendo bene, quindi vi auguro un buon lavoro per il prossimo anno. Grazie.
altri interventi, ricordavo che l'assessore Campagna ha spiegato molto bene l'impegno per l'ambiente e la differenziata, ma la differenziata c'era già stata durante la precedente nostra amministrazione, con risultati diciamo discreti, ma io ritengo che questa nuova partenza sia un po' più completa, molto, molto migliore. Altri interventi? Domande? Così gli amministratori sono qua. Buonasera. Allora, io volevo sapere un po'. Io abito qui vicino, da anni, parlo da anni, non parlo di questa amministrazione, parlo di tante amministrazioni. C'è una piccola frana vicino a casa mia, nessuno l'ha portata via, è ancora lì. Sono venuto, c'è una perdita di acqua, ho chiesto che c'è una perdita di acqua per il bene di Guardavalle, nessuno è venuto. E non è che abbiamo detto ci impegniamo, no, si scaricano tre persone su di là. Allora, oltre a quello, quel signore lì che ha parlato prima, noi non vediamo sulla spiaggia, mi ha detto quel signore lì, lo ringrazio gentilmente, però noi vediamo in Guardavalle Marino, o come in Guardavalle Spagnolo, siamo uguali. Noi, dalla parte di là, c'è l'erba sulla strada, e non c'è nessuno sulla caglia tutte le mattine la pulissero. Non è vediamo in tutto Guardavalle Marino, non solamente sulla caglia tutte le mattine 3-4 persone che puliscono la terra, che non ci pulisce la terra, non so se mi sono spiegato. Oltre a quello, io gli dico una cosa, io devo vivarlo, sono nato qui, io sono di Guardavalle, vedete? Io quando ho pagato di questa casa di Guardavalle, io dirvelo a voi, mi vergogno a dirlo quando ho pagato per il comune di Guardavalle. Io pago più qui e non lì. Per quale motivo? Io non so se tutti abbiamo pagato quanto ho pagato io. Della casa che ho qui 50 metri. Io non sono residente qui. Non è, io consumo 10-15 metri cubi di acqua, la pago io perché prima la pagavo per tutti, non per tutti, perché c'era un contatore che non... Comunque, io sono contento che me l'ho messo bene, infatti niente, e basta. Però ci sono cose da vedere, perché così non si può andare avanti, che uno viene qui il turista, deve vedere la cosa. Non abbiamo quel negozio, eccetto, io non so come si può andare avanti. La ringrazio, buonasera. Grazie a Paolo. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, possiamo anche avviarci alle conclusioni. Questo mancava perché sicuramente. Okay. Bene gli interventi, ma ringrazio. Ringrazio l'ingegnere Battaro perché ha sollevato una questione fondamentale. Bene le attività lavorative, l'impegno, si crede in quell'impegno giustamente, molto bene, la grande capacità di muoversi. Che fascista? Cieco, no? Muoversi, però l'ingegnere Battaro, la segretaria del Partito Democratico, ha sollevato la questione della partecipazione, della democrazia, che non riguarda tanto Guardavalle, ma il potere complessivo, il potere economico, dico io, ecco, cosa va cercando? Si va a limitare effettivamente, come dice l'ingegnere Bartolo, i poteri locali, la democrazia, la partecipazione della gente. Certo, non siamo più forti del potere di Roma, del potere del capitale, lo capisco. Capisco però che la distribuzione dei finanziamenti, di cui ci possiamo anche vantare perché aver agito, non è detto che corrisponda agli interessi dell'economia, agli interessi della popolazione. Quando la Commissione europea lamenta
che si preoccupa più dei soldi spesi in Calabria che non di quelli spesi, perché i soldi spesi non hanno portato alcun risultato concreto, non hanno migliorato l'economia, non migliorano le condizioni di vita, si dice per la regione Calabria. La regione Calabria è manchevole, molto manchevole. Molti soldi si spendono, per esempio la provincia ha speso 300.000 euro per la Fiumara, per portarla a terra a spasso. Questo mi brucia moltissimo. Io sono disgraziato e dico, ci sono molte mazzette per spendere 300.000 euro e portarla a terra a spasso. Io non posso vantarmi di aver fatto il lavoro sulla Fiumarella portando 300.000 euro di terra a spasso. Questo no. Allora, portando nel piccolo, pongo due questioni. Non si ragiona tanto sull'opera di per sé. L'opera non è un obiettivo, l'opera è uno strumento per raggiungere degli obiettivi. Perciò dobbiamo parlare piuttosto di quello dove vogliamo arrivare, degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Noi facciamo le opere sulla fascia a mare, benissimo, bellissima, però rischia probabilmente un qualcosa, se non si esce bene, di diventare una cattedrale nel deserto, fare delle spese per certe opere che avranno bisogno di manutenzione, cioè di spese successive, e se verrà ancora crisi non si sarà capaci di affrontare quelle spese di manutenzione. Io dico sì, faccio questa opera, che risultato mi porterà? L'avvenimento certamente, ma in termini di accoglienza turistica mi riuscirà di cercare di portare più turisti in Guardavalle o nella zona o no? Se non mi riesce di portare più turisti, io ritengo la spesa superflua, necessario che si faccia. Invece pongo un problema, bene che si facciano le cose, però mi manca il cavalcavia. Qualcuno mi dice se è vero, non lo so, nel 2015 chiuderebbe il passeggio livello, non lo so. Ma in ogni caso, si chiude o non si chiude il passeggio livello, la questione della Marina di Guardavalle, anche il fine del turismo, della praticabilità, tipo delle cose semplici, è l'uso della fascia mare, perché è divisa dalla ferrovia, che è un po' di difficoltà. Come si può rendere più usufruibile, più agibile quella località, anche se fatta bene? L'altra cosa è, io vedo qui laggiù, è come se l'abitato della Marina non esistesse. Per una questione di illuminazione forse, le case quasi quasi non si vedono. Cioè, è un problema, bisogna fare qualche spesa in modo che il centro, la sera, quando viene quest'ora in estate, per il del turismo, sia più praticabile, ci sia più volontà di passeggiarci. Ecco, allora io mi pongo questo obiettivo, forse io non lo so risolvere, qualcun altro lo saprà risolvere, io devo affrontarle e devo rispondere alle esigenze. Ecco, mi pongo la questione della Piazza del Carmine, 600.000 euro, un signore qua si è divertito a fare la divisione, ha detto 600.000 diviso 3.300 viene fuori una spesa di 150 euro al metro quadrato di pavimentazione, forse è eccessivo, certo che si fanno le cose belle, ma uno nella sua famiglia si fa il conto con il suo bilancio e anche se dai soldi depositati va a fare delle cose belle, ma non in eccesso se sono delle cose belle. Perciò quando si pone la questione se intervenite eccetera eccetera, stasera poca gente potrebbe intervenire, ma la massa non interviene, non lo so, non si interessa più. Ecco, non si tratta di dire questo progetto così così facciamo questo progetto, si tratta di discutere gli obiettivi, che cosa si vuole raggiungere, certamente abbellire, ma la spesa complessiva di 600.000 euro di pavimentazione complessivamente non risponde forse alle esigenze reali. La cosa giusta è aprire la discussione, non se sia giusto o sbaglio di progetto, perché veramente polemica stupida. Ecco, e gli obiettivi, quello che serve, le esigenze, sempre in conformità alle disposizioni di legge che danno i finanziamenti, giustamente, non è che posso fare di testa mia. Allora dico, le esigenze reali quali sono? Io, attuando questo progetto, che è costosissimo fra l'altro, quali obiettivi raggiungo? Quale miglioria sostanziale apporto? Ecco, come la gente starà meglio? Devo pormi queste domande. Sì, nel campo dell'assistenza molto bene, voi siete molto bravi, io non sono assolutamente bravo, però mi pongo la questione, sì, sarà una chiesa parrocchiale, ma la chiesa parrocchiale in genere non fa casa dell'anziano, è una questione più complicata. Sì, ma se ti daranno 600.000 euro per l'assistenza così così, molto bene che lavorano delle persone bisognose, però il problema in Guardavalle di un'assistenza per anziani permane, bisogna andare più a fondo. Forse Guardavalle non ha bisogno di ospizi di per sé,
ci sono altre strutture, la residenza dell'anziano, voi siete più bravi, potete studiare o qualcosa del genere in quella direzione. A volte dicevo, non vendete le terre dell'ECAM, perché sono vincolate, perché la rendita doveva andare all'assistenza dei poveri, ora dico l'assistenza dei poveri perché non ci si riusciva, ma con quei soldi che i commissari hanno dovuto quelle terre per coprire i debiti, andate a comprare un qualcosa e iniziate la struttura della residenza dell'anziano. È un obiettivo grandioso, ha una sua validità, perché altrimenti la chiesa parrocchiale di Sant'Agacio, non so se posso gestire una casa dell'anziano in quali termini. Ecco, il finanziamento di 600.000 euro c'è quest'anno, non ci saranno 21, perciò l'assistenza agli anziani non sarà assicurata. Perciò prego, se volete, non lo so come la pensate, che bisogna discutere di obiettivi da raggiungere, cioè gli obiettivi, poi alla fin fine, se non abbiamo secondi fini, ecco, ci aprirà una discussione, può essere anche vivace, ma molto rispettosa, perché si discute sugli obiettivi. Se si discute il progetto, io devo offendere per forza il progettista, tanto per dirla mia, un disegno fatto da un bravo ragazzo, da un bravo scolaro, ma non c'è nulla di concreto in quel progetto. Mi dispiace che si vadano a spendere 600.000 euro perché si perdono delle occasioni. Avete fatto sì dei lavori, 1.200.000 euro per esempio di protezione delle lupi, ma non abbiamo raggiunto obiettivi, cioè non abbiamo risolto questioni. Mi sembra uno spreco immenso, invece con quelle somme si sarebbero risolti problemi che appena risolvibili. Sarebbero fatte cose grandiose con 1.200.000 euro. Non posso dire abbiamo speso, attenzione, cosa voglio dire a voi. Il potere sarà molto furbo, distribuisce i soldi a chi sa di dover distribuire, ciò che distribuiscono soldi alle associazioni, se ne vanno soldi. In questo momento di bisogno, ci sono famiglie che veramente hanno bisogno. Dare 50.000 euro a un'associazione fasulla perché faccia delle sciocchezze mi brucia. Io non ne voglio soldi, voi lo sapete, non voglio prendere soldi. Ecco, però andare a dare 50.000 euro all'associazione X fatta dal signor XY, eccetera, così, perché lo devono comprare, perché politicamente poi sarà un venduto, eccetera, eccetera, questo non mi garba, perché quei 50.000 euro potevano essere di assistenza ai bisognosi, ma anche la piazza del Carmine, là la manodopera da impiegare sarà minima, bisogna realizzare delle opere in cui ci possa essere più occupazione, più impiego per gli operai, perciò non è sufficiente, questo mi sto a dire. Interrompo perché non mi trovo tanto bene. Grazie. Ci sono altri che vogliono intervenire? Se si viene da questa parte forse è meglio, perché lì fa rumore il microfono. Buonasera a tutti. No, solo una piccola osservazione, perché stasera avete parlato di tutto, però non è stata spesa una parola riguardo alle attività produttive artigianali che esistono a Guardavalle, e credo che ce ne siano parecchie, del vero motore che porta ricchezza a Guardavalle, perché gli artigiani di Guardavalle sono un vanto sulla Ionica, da tutte le parti, li vediamo ogni mattina che partono. Però restare a Guardavalle e fare una professione come la faccio io, artigianale, c'è un problema, perché se io mi rivolgo tipo a chiedere un finanziamento, la prima cosa che ti chiedono è la destinazione d'uso, e a Guardavalle ancora non c'è una destinazione d'uso, a meno che non ce ne andiamo tutti quanti come hanno fatto già altri a Disca, e non credo che sia una bella cosa. Perché è vero il turismo, è vero tutto, però la sera quando escono i locali, quelli che spendono sono alla fine i locali stessi. Non vedo molti turisti che riempiono i nostri locali, che portano ricchezza. Io vedo molto che la ricchezza dei nostri piccoli commercianti che ci sono, perché ancora non è stato... Guardavalle purtroppo ha pure sta pecca che non è molto sviluppata a livello commerciale rispetto ad altri comuni limitrofi. Alla fine, se ci guardiamo attorno, quella che andiamo la sera a prendere il gelato, quella che andiamo a mangiare la crepe o altro, siamo noi, i nostri figli, sono tutti quanti. E quindi credo che su questo punto di vista si dovrebbe lavorare, almeno dare una speranza, qualcosina su questo qua, ok? E poi giustamente, visto che ci sono operai in estate, ce ne sono da tutte le parti, allargare un po' la pulizia anche sulla periferia, perché siamo tutti cittadini di Guardavalle e tutti paghiamo le tasse, solo questo qua. Grazie. Ottima domanda. Io credo che questo è un problema che riguarda soprattutto il PSA, che sostanzialmente è rimasto fermo ai tempi in cui noi l'abbiamo lasciato
alla precedente amministrazione, quindi ci sono dei ritardi su questo, non solo perché l'amministrazione che è successa dopo la mia amministrazione su questo problema non ha proprio fatto nulla, nemmeno il commissario, ma era prevedibile che i commissari non avrebbero fatto nulla di questo tipo di ragionamento e di scelte, e anche perché ci sono ritardi, anche perché i comuni associati in questa iniziativa di PSA consorziato tra i tre comuni Monastrace, Guardavalle e Santa Caterina, quindi ci sono qualche ritardo. Però mi pare che Cariso potrebbe dare una notizia in più, perché credo che l'assessore ha detto che sicuramente su questa questione a breve dovrebbe riprendere il cammino. Non è un argomento che abbiamo trascurato, sappiamo che implicitamente rientri nel PSA. Vi posso informare e aggiornare che noi sul PSA, appena siamo insediati, ci siamo recati all'assessorato urbanistica, in quanto volevamo sciogliere la convenzione, specialmente con il comune di Monastrace, in quanto noi abbiamo pensato, pensavamo e pensiamo che i ritardi principalmente siano dovuti un po' alla situazione del comune di Monastrace, in quanto ha avuto dei problemi anche economici, tant'è vero che noi per andare avanti abbiamo anticipato delle somme come comune di Guardavalle e Santa Caterina, che ancora non abbiamo ricevuto, ma ci è stato consigliato, visto la situazione per come ormai al punto in cui era arrivato il PSA associato, noi nel 2010 avevamo già approvato le linee guida, quindi a quest'ora, se tutto procedeva come si era fatto negli anni precedenti, dovevamo essere con un PSA completo, terminato, quindi con uno strumento urbanistico tale da poter in qualche modo dare un qualcosa in più all'aspetto urbanistico di Guardavalle. Tant'è vero che oggi sono scaduti i piani regolatori, c'è la proposta depositata in consiglio regionale, non ha dato la proroga, tant'è vero che siamo ad oggi sospesi con il rilascio delle concessioni edilizie da ormai 10-15 giorni, un mese. Quindi è un problema improrogabile, un problema che stiamo affrontando. Tant'è vero che abbiamo diffidato in qualche modo al comune di Monastrace di dare una risposta entro i primi di settembre, altrimenti noi procediamo a sciogliere la convenzione per arrivare ad avere una situazione più chiara e più in prospettiva, con qualche possibilità in più anche per gli artigiani, anche se il ragionamento che si faceva qualche anno fa, zone PIP, piani di insediamenti produttivi, è cambiato con il ragionamento del nuovo PSA, nel senso che si possono creare piccole attività artigianali, non per forza nelle zone PIP. Quindi è un'argomentazione che dovrà essere affrontata insieme ai cittadini, dovrà essere sviscerata, e noi, come già accennato il sindaco, da settembre ricominceremo questa argomentazione. Per quanto riguarda il signore, che in qualche modo è quello che ci ha toccato in quest'anno, riguarda la pulizia e le tasse, noi purtroppo ci siamo insediati annunciando appunto l'annullamento del dissesto, perché ritenevamo che ci sono delle tariffe per alcuni cittadini un po' insostenibili. Noi da un anno ci siamo dedicati con un vincolo di bilancio risicato, nel senso che noi abbiamo un bilancio che non possiamo blindato, in quanto dobbiamo ripianare dei disavanzi creati dalla precedente amministrazione, appunto facendo il dissesto. Noi l'abbiamo annullato, ma stiamo ancora aspettando il referto della Corte dei Conti. Quindi noi stiamo cauti, cerchiamo di risparmiare e di risolvere i problemi in economia. Tant'è vero che voi potete notare la pulizia del paese è molto migliorata, c'è una parte di fascia mare pulita, ma che dovrà continuare, perché noi abbiamo gli operai fino a settembre, quindi continuerà verso
da una parte e dall'altra la polizia, come pure nel centro del paese. Sicuramente stiamo dando un'attenzione in più nelle zone più centrali, dove il paese è più frequentato in questo periodo, ma sicuramente ci rendiamo conto che non è sufficiente ancora il lavoro che è stato fatto. Partendo da un presupposto che un anno fa, il paese sembrava una foresta, non vorrei esagerare, ma mi dovete dare atto che siamo in una situazione cambiata, che va migliorata. Per quanto riguarda i tributi, noi ci siamo impegnati in campagna elettorale che non vogliamo aumentare le aliquote, vogliamo aumentare la base imponibile. Tant'è vero che si sta lavorando ormai da mesi, stiamo facendo a tappeto, quindi un controllo isolato per isolato, dove già ci sono i risultati, li presenteremo fra qualche mese, dove stanno facendo accertamenti casa per casa, dove ogni immobile è stato individuato, facilmente controllabile tutte le utenze allacciate, chi paga, e quindi a breve, penso fra qualche mese, fra qualche anno, avremo una situazione in cui avremo un accertamento completo di tutto il territorio e quindi raggiungendo quello che avevamo prefissato in campagna elettorale, di allargare la base imponibile e ridurre le tasse, sapendo che purtroppo non tutto si può fare in un anno. L'importante è cominciare il lavoro e sapendo e avendo la certezza che ci sono le capacità e si possono raggiungere gli obiettivi. Abbiamo anche cominciato a fare i controlli sull'acquedotto comunale. L'altro giorno c'è stato c'è stato uno stacco dovuto, con una denuncia dovuta a un furto d'acqua. Quindi cominciamo a fare, abbiamo fatto una delibera dove i dipendenti comunali abbiamo dato indirizzo all'ufficio tecnico a fare dei controlli, quindi sia sui tributi, quindi IMU, TARES, acqua principalmente, e quindi cominciamo anche per chi non paga in modo costante e anche con gli stacchi dell'acqua, perché non è possibile che pagano i tributi il 50-60% dei cittadini, dobbiamo pagare tutti e di meno. Il lavoro è cominciato e lo porteremo a termine. Per quanto riguarda l'altra domanda del signore turista, ha ragione, ci siamo concentrati sulla parte centrale del lungomare, ma continueremo, tant'è vero che siamo stati bloccati con i lavori, specialmente delle dune, delle aree sicche, per un problema, appunto, come diceva precedentemente il sindaco, di allargamento dell'area sicche, altrimenti i lavori dovevano essere già terminati, quindi completando tutta quella fascia con la sistemazione della strada, della fascia proprio a mare, fino al campeggio dei Guido. E vi ricordo che noi 2 anni fa eravamo in questa piazza a raccogliere le firme contro la svendita di quella zona. Noi, oltre ad annullare, revocare la delibera di alienazione, perché a quest'ora può darsi che vi trovate dei recinti sulla fascia a mare, quindi non solo non trovavate i cestini, ma non potevate nemmeno praticare quell'area, noi abbiamo dato la possibilità quindi a questo comune, a questi cittadini, di vedersi quell'area riqualificata. Non è stato possibile fino a mo', ma potrete vedere che fra qualche mese i lavori cominceranno. Altri interventi prima delle conclusioni del sindaco? Credo che possiamo avviarci a concludere. Io ritengo che il sindaco potrebbe già impegnarsi stasera, che queste iniziative sono, diciamo, il pane della democrazia, quindi l'impegno di questa nuova amministrazione è quello di essere in contatto continuo con i cittadini, non solo per informare, ma anche per ricevere consigli, per ricevere critiche, per ricevere osservazioni, per ricevere consigli, per ricevere anche idee sulla situazione di Guardavalle. E come tutti avete capito, cioè, nel corso di quest'anno è vero che l'amministrazione ha fatto poche di queste iniziative rispetto a quello che necessitava,
però credo che il lavoro che hanno svolto nel corso di quest'anno è un fatto estremamente positivo che ci fa sperare e fa sperare la cittadinanza di Guardavalle verso un futuro sicuramente migliore. La parola al sindaco per le conclusioni. Ho dimenticato che forse era una delle domande più importanti per quanto riguarda la riqualificazione Piazza Carmine. Noi giunte stiamo discutendo, ragionando, perché prima la progettazione e la presentazione del progetto doveva essere entro giugno. Abbiamo qualche mese in più, ma al di là della presentazione noi già annunciamo, perché vogliamo discuterla con i cittadini e quindi riceviamo come dire, suggerimenti, proposte, la discuteremo nel mese di agosto, faremo l'iniziativa appositamente per la realizzazione e qualificazione Piazza Carmine. Metteremo gli avvisi, gli annunci. Quindi tutte le eventuali proposte saranno ben accette per la discussione e valutazione anche da parte dell'amministrazione. Bene, che dire, è stata sicuramente una serata positiva, ci aspettavamo qualche altra domanda e noi siamo stati un attimino veloci nel espletare quello che abbiamo fatto. Lasciando in sospeso alcuni aspetti anche del lavoro che abbiamo fatto, come quello sulla scuola. Sulla scuola abbiamo già consegnato i lavori alla ditta Galati per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con interventi diversi che vanno dal risparmio energetico alla garanzia sulla sicurezza, agli interventi per aumentare la l'attrattibilità, garantire l'accessibilità e finalizzate anche le attività sportive. Andiamo a migliorare la scuola di Guardavalle Superiore e Guardavalle Marina. Guardavalle Marina, tanto per fare dire qualcosa, oltre andremo a sistemare quel campetto piccoletto davanti alla scuola media facendo il sintetico e illuminato appunto per l'attività dei bambini, mentre l'area esterna, la scuola nuova dove c'è il campetto di pallavolo, là sarà fatto un campo in sintetico per pallamano polivalente praticamente, che sarà però utilizzato anche perché sarà delimitata quest'area che rientrava nella scuola, adesso la renderemo pubblica così si potrà anche essere utilizzata dai cittadini. Verrà fatto un campo appunto come si vede dall'immagine molto bello, dove ci sarà anche questa possibilità per i ragazzi. Abbiamo anche avuto un finanziamento importante con il decreto Renzi di 79.000 euro, andremo ad mettere finalmente, dopo anni e anni di castigo per i bambini e per le maestre, andremo a fare pitturazione delle scuole, banchi, sedie, armadi, insomma andiamo ad abbellire l'aspetto interno delle scuole, quindi anche questo è un messaggio importante perché noi crediamo sulla scuola, crediamo sulla crescita dei nostri bambini e soprattutto poi abbiamo anche un altro finanziamento sempre a Guardavalle Marina per la scuola media di 89.660 per la messa in sicurezza. Avevamo lasciato tutti altri aspetti anche importanti proprio perché aspettavamo qualche risposta in più. L'ultima cosa, prima di dare la parola a Giovanni, perché con il suo grande lavoro, con le associazioni che Gianni è sempre presente, con la raccolta differenziata, con i lavori che abbiamo fatto l'anno scorso, siamo riusciti con la raccolta dei tappi ad avere una carrozzella. Questa carrozzella la utilizzeremo per i nostri servizi sociali del Comune di Guardavalle. Voglio ringraziare a Gianni Montepone con tutta la sua associazione. Adesso Gianni ti do anche la parola, però prima, siccome noi siamo quella lista che si parla di trasparenza e partecipazione, vi voglio anche dare dei nomi e dei numeri. Come sapete gli amministratori hanno anche un'indennità, si chiama indennità, è uno stipendio dicono, vi do delle cifre. Allora, il Presidente del Consiglio prende 150 euro al mese, il Sindaco 600 euro, il Vice Sindaco 90 euro, l'Assessore Scoleri 213 euro, l'Assessore Raffaele Campagna 213. La somma totale complessiva arriva a 1200 euro e il Sindaco precedente, l'architetto tedesco, ne prendeva 1480 netti solo lui. Quindi non riusciamo neanche ad arrivare alla somma dell'ex sindaco. Questo per dirvi, è previsto che noi potremmo anche richiedere i rimborsi chilometrici, non lo stiamo facendo, praticamente con queste somme irrisorie noi facciamo gli amministratori non per l'indennità ma perché vogliamo bene al nostro paese e vi assicuro che questo gruppo di ragazzi ce la sta mettendo tutta, come ce la stiamo mettendo tutta il partito, i cittadini, le associazioni, perché vogliamo questo cambiamento, lo stiamo facendo piano piano. Capisco che ancora i risultati veri non si vedono, si vedranno nei prossimi anni, si vedranno nei prossimi mesi, ma sicuramente un cambiamento
progetto lo faremo, perché lo vogliamo tutti, perché lo ha voluto la comunità che ci ha votato a larga maggioranza, e quindi noi vi chiediamo sempre questo impegno. Se ci sono delle criticità, segnalateceli, però che siano positivi, non strumentali come qualcuno sta facendo, che siano costruttivi per la nostra comunità. E che non siano solo a danneggiare l'immagine della nostra comunità, perché noi abbiamo acquisito queste immagini in quest'anno, ci siamo riprese quelle autorità, quella voglia di crescita, quell'importanza che abbiamo sul nostro territorio, sia a livello regionale e sia a livello provinciale sia a livello comprensoriale. Noi contiamo, ma contiamo quando siamo tutti uniti, contiamo quando non ci sono questi personaggi che continuano a denigrare il proprio paese. È una vergogna, è proprio una vergogna, e di questo mi dispiace. Che dire, grazie a tutti, scusatemi questa mia vena polemica finale. Adesso voglio passare la parola a Giovanni Montepaone, che è un grande, è una persona che si sta impegnando sul sociale da diversi anni, lo sta facendo adesso con la sua amministrazione, che non lo so se ha votato, ma sicuramente la sta sponsorizzando alla grande. Quindi grazie Giovanni, grazie a tutte le associazioni, grazie a tutto l'impegno che ci abbiamo messo fino ad oggi, e vi auguro una buona estate, un'estate tranquilla, serena, anche attraverso il nostro programma estivo. È un programma semplice, perché non ci sono soldi, però è l'unica comunità che ha un programma organizzato attraverso le associazioni, attraverso i comitati, attraverso l'impegno delle singole persone, e quindi possiamo regalare ai nostri concittadini, a noi stessi, ai nostri turisti, un periodo sereno di vacanze estive. Quindi vi auguro una buona serata a tutti, passo la parola a Gianni Montepaone, grazie a tutti. Non ve ne andate, perché il sindaco ha detto che poi ci offre l'aperitivo a tutti. No, non l'ho detto. Okay? Con l'indennità. Io voglio, cioè, inizio sempre con una battuta, perché insomma. Allora, prima mi parlava PSA, PPP, PTP, io conosco solo il PSA perché sono un infermiere professionale, quindi la cosa della prostata. Quindi ho detto io, se iniziano con su PSA, quindi iniziano poi con i prelievi, io vi auguro di completare veramente questi progetti, perché se no alla fine poi vi diranno chi sti qua ni tirare vero sangue in tutti i sensi. Comunque, indipendentemente dalla bloccalo, perché sennò poi si distraggono. Vi rubo 5 minuti, non di più, anzi di meno. Me ne devo andare qua, se non suono. Vabbè, non fischi. Vado all'altra parte. Cosa volevo dire? Allora, io, per chi non mi conosce, sono Giovanni Montepaone, sono un infermiere professionale, e stasera sono in veste di volontario del CESERAM, ovvero del Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino di Guardavalle. Io intanto vi ringrazio dell'attenzione e porto i saluti della nostra Presidente Maria Assunta Magniti, che per un problema veramente molto importante non è potuta venire, perché in questo momento sono collegati su Skype insieme all'associazione del VAIS. A livello mondiale noi ogni 2 mesi facciamo degli incontri con le altre associazioni mondiali, quindi stiamo adesso lavorando con il Portogallo, con Malta, con l'America, con il Belgio, con la Spagna e così via. Comunque, volevo subito chiarire questo concetto dei tappi, perché è partito come una leggenda nel appunto 1993 e continua purtroppo ad essere ancora come una leggenda, perché tutti quanti raccolgono questi tappi, ma poi, perché gliel'ha detto a comara o compara, a cugina, a cose, li raccolgono, però poi alla fine non sanno. Se tu gli domandi, dici, ma si tappi che fanno? Dove? E poi alla fine molte persone li buttano dopo aver raccolto questi tappi. Allora chiariamo questo diciamo dubbio. Non è che, in poche parole, uno raccoglie una certa quantità di tappi e poi va lì e ti danno la sedia. È partita come leggenda nel 1993, perché uno si è inventato questa raccolta così dei tappi, e poi è uscito mezzo scandalo, perché un disabile aveva raccolto veramente questi tappi, però alla fine questa sedia a rotelle nessuno gliel'ha data. E allora, per evitare questo scandalo, un imprenditore che riciclava la plastica ha detto: la compro io e non ti preoccupare, ti do la sedia. Ma effettivamente non è che ti danno la sedia. Cioè, questi tappi hanno un valore economico sul mercato, valgono circa 16 centesimi al chilo.
Quindi le associazioni di volontariato che in tutto il mondo raccolgono i tappi, compresi anche l'Italia, per esempio, raccoglie i tappi. Cosa succede? Con questa raccolta dei tappi c'è sempre un fine solidaristico. Quindi l'associazione X o Y che raccoglie questi tappi alla fine decide cosa vuole comprare. Raccogliere un... Vi faccio un esempio. Secondo voi in questo sacco quanti chili ci sono? Ditemi un numero. 5 chili? 16? 7? Alto. 4 chili? 40? Chi ha detto 10? Perfetto. Sono 11 chili e 200 grammi. Adesso poi vedrete le immagini quanto è difficoltoso raccogliere una tonnellata di tappi. Una tonnellata di tappi ci sono, ti danno 160 euro. Una carrozzella di questi qua costa intorno ai 250 euro. Ok? Quindi cosa succede? Le associazioni che raccolgono questi tappi, una volta che hanno questi soldi, decidono cosa vogliono fare. Quindi c'è chi si autofinanzia, c'è chi compra la carrozzella, c'è chi in poche parole va e si mangia la pizza. Quello che vuole. Noi dal 2011, quando abbiamo presentato questa campagna proprio qui nel comune di Guardavalle, a settembre del 2011 con gli scout Riciclo e Solidarietà, dove noi abbiamo raccolto e stiamo ancora tuttora raccogliendo tappi di plastica, l'olio vegetale esausto e i cellulari, abbiamo fatto due adozioni a distanza con gli scout e dal 2013 invece, dall'aprile del 2013 con il centro studi e ricerca ambiente marino, abbiamo comprato due sedie a rotelle. Una l'abbiamo dato all'ospedale nel reparto di medicina dove io ho lavorato e dove tuttora il sindaco lavora, e sappiamo noi le difficoltà che abbiamo incontrato e che purtroppo si incontrano. Abbiamo regalato questa sedia e abbiamo pensato proprio in questa occasione, perché si parla dei cittadini stasera, si parla della amministrazione comunale, regalare questa sedia a rotelle ai servizi sociali del comune di Guardavalle, con l'augurio che non possa servire a nessuno, sia ben chiaro, però se può servire si può fare una richiesta al comune e uno la può avere gratuitamente. Questo è il frutto del nostro lavoro, è il frutto insomma del mondo del volontariato. Nell'aprile del 2013, sempre con il centro studi, abbiamo fatto un'altra questa iniziativa chiamata Meno rifiuti più solidarietà, di cui ve l'ho detto, abbiamo fatto due sedie a rotelle e più abbiamo fatto molte manifestazioni sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto Svestiamoci 1 e 2, abbiamo fatto Fuori Tutto, abbiamo fatto le giornate ecologiche, abbiamo raccolto la carta, abbiamo raccolto i multimateriali, abbiamo fatto weekend a caccia di rifiuti, con dei risultati veramente veramente bellissimi. E oltre a raccogliere i cellulari, l'olio vegetale esausto e i tappi di plastica, stiamo ancora raccogliendo e raccogliamo gli occhiali da vista, le pile e le batterie esauste, raccogliamo anche, che mo mi scordavi, ve l'ho detto, sì, tutto questo qua, non mi pare che non mi sono dimenticato. Comunque, stasera tutti ci dobbiamo sentire protagonisti, anche chi ha portato un tappo. Io vi dico solo questo: a Gagliato c'è una nonnina di 93 anni, io vado a trovarla in inverno, perché mi piace sempre che ho la lumaca di Pinocchio, piccolina, tutto stoporotica, bianca, sembra una bambola di porcellana. Quando accendi il fuoco lo accende con due legna, quando si cucina la pastina se la cucina noi facciamo l'uovo alla cocca. È bellissimo, io vado e la trovo, lei mi raccoglie i tappi e all'anno mi dà 10-15 tappi, bellissimo. È il più grande regalo che questa donna mi ha potuto fare, perché mi chiama poi, dice: Giovanni, io vi do i tappi, venite. Immagine che questa qua, sono convinto che lei va a comprare qualche bottiglia di tè o di cosa per prendere i tappi, perché chissà che beve da lì, mangia, che cavolo si beva. Cioè, e quindi 10 tappi, bellissimo, una cosa spettacolare. Quindi ti ha portato anche un tappo, si deve sentire protagonista. Con il centro studi stiamo collaborando tanto con l'amministrazione comunale e siamo contenti di farlo, perché in poche parole è il nostro paese, e quindi se vediamo delle migliorie
lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, e quindi perché no? Mi diceva Elisa di ricordare, proprio con l'iniziativa Svestiamoci Due, che abbiamo fatto, ripeto, sempre con la collaborazione dell'amministrazione comunale, abbiamo raccolto 3 tonnellate e 100 kg di vestiti. Abbiamo aiutato l'ANPIV, ovvero l'Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, e questi qua in cambio ci hanno offerto una giornata di prevenzione della vista che faremo il 28 a Guardavalle Superiore, dalle 9:30 fino alle 13. Verrà un camper con dei medici dell'Università di Catanzaro, dove effettueranno delle visite oculistiche come si deve. La stessa cosa succederà il martedì 29 con l'Amplifon, ovvero con l'udito. Quindi sono delle, la prevenzione, qui me lo può insegnare il dottore Tedesco e anche il mio collega, si fa proprio nei luoghi dove c'è più gente, si fa nelle piazze, si fa nelle parrocchie, si fa negli ospedali, perché lì c'è più gente e lì si può fare prevenzione. Questa sedia e anche grazie, l'abbiamo pagata di meno grazie a una ragazza che viene da tanti anni qui, sicuramente qualcuno la conosce, Monica, che l'anno scorso abitava lì di Milano, che lavora proprio in questa ditta, e grazie a lei l'abbiamo pagata molto molto di meno che ad Alto d'Acqua ci si venga mai più, l'abbiamo pagata molto di meno, e quindi è giusto ringraziare appunto lei, ed è giusto anche ringraziare il coordinatore regionale dell'AMPV, il signor Egidio Riccelli, che sarà qua lunedì a fare appunto le viste. Lui è pure un non vedente, è un non vedente, quindi andate a conoscerlo, perché è una persona veramente in gamba. Ho finito, aspettate un minuto però, che chissà, io dico la cosa più importante, che volevo ricordarvi che dal giorno 8 al giorno 14 faremo i giochi senza quartiere, e in questo contesto, prima c'era Salvatore ma se n'è andato, faremo le Olimpiadi dei rifiuti. Quindi l'invito è quello che vi faccio, di raccogliere questi rifiuti, possono partecipare anche chi non vuole giocare, è aperto a tutti, e raccoglieremo cellulari vecchi, pensate, un cellulare solo inquina 26.000 litri di acqua, la batteria di un cellulare, un litro di olio vegetale esausto buttato nel terreno, buttato nel lavandino, oltre a fare danno ai tubi otturando anche i filtri del depuratore, inquina la superficie di un campo di calcio regolamentare. Io insisto sull'olio, insisto sui vestiti, insisto sui cellulari, insisto sui tappi di plastica e sulle lattine d'alluminio in questo periodo, perché in questo periodo si beve di più, consumiamo più bottiglie, consumiamo più lattine, consumiamo più olio perché abbiamo figli miei malangiani e così via. E quindi insisto a raccogliere, perché poi... Sì. La scuola... E infatti lo stavo dicendo, perché sì, stavo dicendo proprio questo, perché non è... No, hai fatto bene, perché mi hai ricordato... Infatti, e questo perché i tappi non è che poi sono stati raccolti solo qua, i tappi li ha raccolti appunto la scuola nostra, l'istituto comprensivo scolastico Aldo Moro, ma anche per esempio la parrocchia di Isca, anche la scuola del Vibonese, ora non mi ricordo il paese, che ce li manda appunto, la scuola materna di Davoli Marina, i miei colleghi in ospedale, cioè arrivano da tutte le parti questi tappi. E pensate, la più grande soddisfazione di questi tappi è che di aver tolto dal 2011 ad oggi abbiamo tolto 4 tonnellate di tappi. Tappi che poi, che dice, ma che cosa fanno con questi tappi? Con i tappi fanno in modo particolare i tubi dove passa l'acqua, ma fanno anche i paraurti delle macchine, fanno anche i paraurti dei motorini, fanno le sedie, fanno i tavoli, fanno i sottovasi delle piante e così via. Quindi vi dicevo dei giochi senza quartiere, perché poi vincerà il quartiere che raccoglierà più rifiuti. Quindi insisto sui costi, perché poi insisto sui vestiti e sull'olio, ve l'ho detto prima, perché ci sarà anche un camion, no? Proprio l'AMPI vi manderà un camion con la cisterna per raccogliere l'olio, e poi ci sarà anche per il camion dove metteremo i vestiti e poi gli altri rifiuti. Perché meno rifiuti e più solidarietà? Perché tutti questi rifiuti vanno a finanziare dei progetti di solidarietà.
di cui questo è uno, questo dei tappi e della sede. Noi abbiamo pensato anche di regalare le stampelle, non vogliamo fare l'ospedale, però noi ci siamo resi conto che più di una volta noi infermieri come medici ci arrivano delle telefonate di persone che purtroppo hanno delle fratture, dice ma dove potremmo trovare una stampella, dove potremmo trovare una carrozzella, e adesso ce l'abbiamo qua e per tale motivo, poi se speriamo di no, possono servire. E l'ho detto il 28 e il 29. È partito il filmato, eh? Ah sì, però non si vede con la luce.